Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi siamo a Debanopoli, l'ultima città della regione di Johto. Abbiamo recentemente battuto, per modo di dire, Clara, o meglio, Claire in inglese e Sandra in italiano, la capopalestra di Ebanopoli, ma non ci ha dato la medaglia perché ci ha detto c'è un po' di casino nella tana del drago e nel Dragon's Den, quindi andiamo a vedere, poi al massimo vediamo per quella medaglietta. Nel frattempo vi ho fatto vedere la nostra squadra, quindi direi di andare appunto al Dragon's Den, ovvero la tana del drago. Qui è comparso questo ponte che prima non c'era, e qui abbiamo Liza tra l'altro con un Charizard. Salve. Ciao Glacial, come sta andando? I tuoi Pokémon stanno diventando più potenti. Ok, perfetto, ci dice semplicemente che se vogliamo prendere magari Ditto dalla nostra pensione Pokémon, perché tutte le pensioni Pokémon sono collegate tra di loro. Qui magari avremmo potuto recuperare Charizard se l'avessimo lasciato da lei. Avrebbe fatto magari qualche livello, gli avrebbe messo magari delle mosse che non avremmo voluto, per quale non l'ha lasciato da lei. E qui, volendo, tecnicamente potremmo recuperare Charizard, cosa che non farò perché il mio Charizard è tipo a livello 70 e one-shotterebbe con qualsiasi attacco ogni Pokémon che troveremmo davanti, annullando completamente la sfida di questa zona. Quindi Charizard lo lasciamo lì, vediamo di andare avanti con questa squadra, addirittura senza Pikachu, come vedete, perché nelle scorse parti ho scelto di abbandonare Pikachu, o meglio di lasciarlo nel box, per fare una squadra full Pokémon Johto e prendere quindi Fampi, che tra l'altro ha un altro item. Prendiamolo, cos'è? Un repellente di nuovo. Fampi, cerca di prendere qualcosa con la tua abilità raccolta che sia un po' migliore di un repellente, per favore, grazie. Detto ciò, quindi possiamo entrare in questa tana del drago e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oh, e infatti qui siamo al buio. Andiamo in alto e battiamo questa ragazza. Who said you could be here? Chi ha detto che puoi stare qui? Oh, mi ha invitato letteralmente la vostra capopalestra e regina incontrastata, Sandra, quindi modera i toni, Ti uso una magical leaf sul tuo Orsi e ti one shot, intanto. Ecco, Orsi di nuovo, lasciamo la nostra Bailiff. Un'altra bella magical leaf. E addio Orsi. E un Sidra, lasciamo ancora Orsi e usiamo però magari Energy Ball, perché non so se una Magical Leaf basti. Ok, fortunatamente anche questo Sidra muore e non ci ha paralizzato con Dragospiro. Say that again. Cosa vuoi? No, Bailiff non può evolversi, mi spiace. Ok, a questo punto qui possiamo andare a destra e su. Vediamo se c'è un altro allenatore da battere. Vediamo, No, andiamo su. Tra l'altro qui possiamo incontrare dei Pokémon selvatici, tra l'altro. Un Bellsprout, per non si sa bene quale motivo ci debba essere un Bellsprout nella tana del drago, ma dettagli. Continuiamo ad andare su, qui non si va da nessuna parte. Prendiamoci questa deviazione. Questo luogo è sacro. Come mai sei qui dentro? Come mai sei qui dentro anche tu, scusami? Vabbè, battiamo questo Cool Trainer che manda in campo Dragonite. Attenzione, anzi Dragonite. Fortunatamente non Dragonite. Qua devo cambiare Pokémon e mandare probabilmente Noctowl in teoria. Però non so se Noctowl riuscirebbe a resistere. Usiamo un Toxic, sperando che lei non abbia Shed Skin. Ah, abbiamo pure fallito. Cacchio. Niente, facciamocelo ammazzare, Bailiff. Mandiamo poi Noctowl e usiamo Moonblast, che è super efficace. Ecco qua, vai. Aqua Tail non dovrebbe farci troppo. Mentre noi con Moonblast le facciamo un bel dannettino, E poi finiamola con Psichico. Ah, che bello che fallisce. Addio, Dragonair. Perfetto, 45 per Noctowl. What power, che potenza, hai visto? Qui troviamo una Max Potion, perfetto. E scendiamo. Un Dratini, noi abbiamo già tutta la linea evolutiva di Dragonair, quindi non è un problema in realtà. Cioè non ci interessa. Ah, Sunflower invece non ce l'abbiamo ancora. Quindi direi di provare a catturarlo. Magari mandiamo davanti un Pokémon che non soffra contro Sunflower, come Cyndaquil. Bullet Seed per l'appunto. Non ci fa nulla. Oddio, nulla. Cioè, mi ha tolto mezza vita praticamente. Alla faccia del nulla.
Usiamo aerossalto, che è super efficace, ma non dovrebbe ucciderlo per l'appunto. Giga Drain, ok. Mi ha fatto parecchio male. Usiamo comete. Basta con questo Giga Drain. Cioè, mi ha disintegrato. Usiamo un'altra comete. Petarodanza, va bene, non è un problema. Tanto poi vado a curarmi Pokémon uscendo da questa zona. Mandiamo in campo Heracross, che tanchi un po' di colpi. E andiamo a catturare questo Sunflora Ultra Ball. Così da aggiungere un altro Pokémon al nostro Living Dex. Senza nemmeno sprecare una pietra solare. Comunque è uscito senza nemmeno fare una. Ah, adesso tra l'altro si colpisce da solo e muore, vedrai. Senza nemmeno fare un Dondolì è uscito. Beh, Mega Ball, la più scarsa di tutte. Vediamo se lo cattura. Perfetto, catturato. Ottimo così. Bene. Ottimo. E Sunflora è nostro. Ora, io vorrei andare. Vorrei capire prima di tutto dove sono perché mi sono già perso. Qui troviamo l'Arbitar. Molto più semplice catturarli qui piuttosto che nella zona Safari. Però ormai li ho già presi nella zona Safari, quindi amen. Ah, qui abbiamo delle rocce con uno strumento nascosto, un revive. Però a questo punto io direi che esco invece da questa zona perché sono stato disintegrato dai Pokémon selvatici. L'ho disintegrato di brutto. Andiamo in Aquatail per prendere un pochettino di esperienza con Totorail, anche se ne prendiamo davvero poca in realtà. Dai, usciamo da qui. Un altro bel Dratini. Tra l'altro Totorail non shotta Dratini, vero? Nemmeno di livello così basso che non lo shotta. Sono quelle a 40 che non shotta. Ma usciamo da qui un secondo. Così vi faccio anche rivedere la strada, diciamo, tra virgolette, giusta. Per prendere un po' tutto. Abbiamo già preso uno strumento da sopra che era mi sembra un revitalizzante. Un revitalizzante nelle rocce. E sopra c'era forse una pozione max, se non ricordo male. Ok, usciamo da qui. Andiamo a curarci i Pokémon che sono stati più che altro disintegrati da quel Sunflora. Mannaggia loro. Vabbè, uno da Dragonair in realtà. Cioè, Bayleaf è stato disintegrato da Dragonair. Diciamo le cose come stanno. Mentre Sunflora mi ha ucciso Cyndaquil. Il che è strano da dire, no? Sunflora mi ha ucciso Cyndaquil, va bene. Allora, dato che credo che tutti i Pokémon interessanti di questa zona noi ce l'abbiamo già, un bel repellente, così almeno non ci perdiamo nel labirinto. Un bel repellente, dov'è? Andiamo a prendercelo. Allora, Super Repel, vai. Ah, noi andiamo qui sopra, poi andiamo a destra, su e ancora a destra. Poi qui sotto abbiamo un allenatore. I've gotten lost in here before. Prima si era perso qui lui. Ok. Allora, contro Dratini cambiamo Pokémon e mandiamo Totodile. Per forza. Ok, Aquatail lo berreggiamo. Andiamo poi di Ice Fang. Dai, non fallire proprio contro. Vabbè, Dragobolide. Cioè. Oh, giusto, giusto così. Giusto così, lui non. Ah, tra l'altro ha flinciato. Cioè, lui si è preso il Freeze. Si è liberato con Shed Skin. E ha flinciato poi. Fanno che non ha attaccato. Boh, va bene. Andiamo di Aquatail sull'Arbitar e addio. Ok. È troppo buio, è troppo buio. Intanto io mi curo il mio Totodile. Vediamo se trovo. Ah, giustamente le cure sono di qui. Hyper Potion mi sembra un po' troppo. Voglio le Super Potion, eccole qui. Vai. Due bastano, avanzano. Ok. A questo punto, qui dietro dovremmo trovare un qualcosina di nascosto, infatti un Max Aether. Comunque fa sempre comodo. Poi tornando indietro in realtà, qui dovremmo aver fatto praticamente tutto. Torniamo alla zona iniziale. No, qui stiamo andando su. Qui stiamo andando decisamente su. Qui troviamo un calcio. Ok. Mentre di qui. Qui non c'è nulla. Ah, qui si esce tecnicamente. Infatti, qui si esce.
What have you done with the Dragon Fang? What are you doing to the Dragonite? Cosa stai facendo con quel Dragon Fang? Sarebbe artiglio di drago, giusto? E cosa stai facendo con quel Dragonite? Dragonite adesso appartiene a noi. Dragonite, distruggi questo posto. No, non puoi. Glacial, ho bisogno del tuo aiuto. Devo fermare Dragonite. Tu, pensa a fermare loro. Penso che sarà... starà a noi fermare te, invece. Va bene. Va bene, va bene. Allora, a questo punto andiamo con... contro Arbok, direi di cambiare Pokémon e andare Heracross. Vediamo se viene shottato, eh. Siamo comunque a livello uguali, praticamente. Non avvelenarmelo, per favore. E me l'ha avvelenato. Che infame. Allora, Earthquake. Disintegriamo questo Arbok, va. Distrutto proprio. E livello 45 per Heracross, che vorrebbe imparare colpo, che non sarebbe male in realtà. Ma penso che vada meglio con questi attacchi che ha. Va bene comunque. Ok, avvelenato. Wobbuffet. Sì, cambiamo Pokémon contro Wobbuffet. E mandiamo Totrail. Con Sgranocchio. Tra l'altro la tana del drago dovremmo averla completata tutta. Cioè abbiamo preso tutti gli strumenti che sono dentro e tutti... Tra l'altro quanta difesa ha Wobbuffet? Boh. Ah, grazie. Contrattacco. Giusto. Giusto, giusto, giusto. Mandiamo Cyndaquil allora. Mandiamo Cyndaquil con un bel lanciafiamme, dovrebbe morire. Esatto. Poi Weezing. Weezing invece direi di mandare Fempi. E spero non abbia levitazione. Questo Weezing. Perché mo si prende... Ok no, Neutral Gasa. Mo si prende un Earthquake. E sì, avveliniamo pure, guarda. Prendi un Earthquake da Fempi che te lo ricordi. Effettivamente non gli ha fatto così male come pensavo. Ah, sostituiscono il Pokémon e mandano Victreebel. Mannaggia lui. Volevo sostituire anch'io, eh. Pokémon. Dov'è Cyndaquil? Tocca a te. Vai. Sì, le battaglie col Team Rocket sono diventate di nuovo ostiche, dato che ho mandato via Pikachu. Allora, Flamethrower. A Takedown mi fa male. Cacchio, mi ha disintegrato. Cazzo. Andiamo a Noctowl allora. Noctowl con un volo dovrebbe risolvere la situazione. Addirittura con Psichico volendo. Però usiamo volo che stab. No, mi ha paralizzato. Dai. Ok, siamo riusciti comunque ad attaccarlo. Addio Victreebel. Buono. Fempi al 40, ottimo. Weezing, sì, rimandiamo Fempi, anche se avvelenato, non è un problema. Prima se la stava cavando molto bene contro Weezing. Tra l'altro di 5 livelli sopra Weezing. Cioè, alla faccia. Azione, dovrebbe reggerlo abbastanza, sì. Altro terremoto. Il veleno ci attacca, non è un problema. Aia, questo mi fa male. Oh, fortunatamente Fempi riesce comunque a tirar giù Weezing. Buono. 41 per Fempi. Bene così. E il Team Rocket vola via di nuovo. No, non ti puoi evolvere Fempi. Ok. Ora. Tocca parlare con lei, immagino. Grazie per avermi aiutato qui, Glacial. Dragonite si è calmato ora. Questo è un posto sacro che solamente poche persone riescono a vedere, a cui solamente poche persone è permesso di vedere, appunto. È solitamente pieno di Pokémon, ma questi ultimi eventi li hanno spaventati e sono scappati via. Now that it is done, I am ready to continue our battle. Ora che è finito tutto, posso continuare la nostra battaglia. Vieni a combattermi alla palestra. Oh, prima che dimentichi, prendi questo per, come ringraziamento, un Dragon Fang. Ottimo. Ottimo Dragon Fang. Salve Dragonite, posso catturarti? No, ovviamente no. Qui non credo ci sia niente da fare, è solamente un posto con molti fiori. Il repellente è morto, però io a questo punto me ne andrei via con un volo, se posso. Vediamo. Sì, perfetto. Vai. A Ebanopoli. Così non rifarmi a ritroso tutta la strada della tana di drago. Della tana del drago. E a questo punto tocca... Eh sì. Tocca all'ultima palestra vera e propria. Cioè la battaglia vera e propria contro di lei. Non so quanto riusciremo a fare, sinceramente, perché avete visto che ha dei Pokémon potentissimi.
Però noi ci proveremo comunque. Noi ci proveremo comunque. Eccoci qui. Pronti, eh? Via. Vorrei ringraziarti per tutto l'aiuto che mi hai dato, distruggendoti tutta la squadra praticamente. Continuiamo la nostra battaglia, va bene? Ok, faremo entrare come al solito prima Bailiff, poi Noctowl e se tutto il resto fallisce, Heracross. Che comunque si sono fatti qualche livellino, in queste parti, quindi sono tutti al 45. Continuo a dire che lo sprite di Sandra non è niente male. Ed ecco di nuovo Kingdra. Ok, assolutamente Toxic come prima cosa. Twister dovrebbe reggerlo abbastanza, buono. Ok, bene, avvelenata. Poi, usiamo un Energy Ball. Ecco, fatto. E facciamo un po' di Lamer, come aveva detto il tizio nel Pokémon Market, eh. Dov'è la super pozione? Eccola qui. Vai. Super pozione su Bailiff, mentre lei è avvelenata. Anzi, iper avvelenata. Ecco fatto, altra super pozione su Bailiff. Qua bisogna giocare un po' così, perché come vedete ha dei Pokémon di livelli altissimi e per di più potentissimi. Sono tutti al terzo livello praticamente di. Al terzo livello di evoluzione. Body Slam e addio. Primo andato. E io Bailiff la devo tenere in vita. Safeguard? No, grazie. Chi è che manda? Non ho visto. Ah, Gyarados, azza. Azza, Gyarados, Toxic, assolutamente. Ok. Poi, Energy Ball Stab. Hydro Pompa, ok, non mi fa troppo male. Energy Ball Stab a lui invece è abbastanza. Altra Energy Ball. Perfetto. E il veleno farà il resto. Ottimo così. Ottimo davvero. E anche Gyarados l'abbiamo tirato giù. Dragonair. A questo punto, Dragonair. Manderò Noctowl. E speriamo che lei fallisca Dragobolide. Perché comunque non ha 100% di precisione. Anzi, se non sbaglio, ha tipo 80 o 70. Iperraggio. Ok, ha appena firmato la sua condanna a morte con Iperraggio. Vai, tu devi ricaricarti. Moonblast. Un'altra volta. Ottimo. Oh, abbiamo vinto. Ottimo. Pensavo ce ne fosse un altro. Non so perché pensavo a 4. Non perdo spesso, ma sono grata di darti questa medaglia. Perfetto, altri 14.000 pochi dollari, così da nulla. E ti sei guadagnato la medaglia Rising, che non mi ricordo come venga tradotta in italiano. Eccola qua, anche la TM Zue Dragon Claw, non è niente male. Un attacco drago molto potente. Credo che questa sia la tua ultima medaglia. Buona fortuna nella Lega. Esattamente, ragazzi, siamo ormai arrivati al punto della Lega Pokémon di Johto. A meno che non ci siano altri eventi nel frattempo, no? Nel mezzo. Però, tecnicamente, abbiamo anche completato i Banopoli. Quindi andiamo a curarci i Pokémon stremati dopo la battaglia contro la capopalestra. La capopalestra Sandra. E a questo punto possiamo in teoria scendere. Iniziare a scendere nel percorso 45, che mo. Dove cavolo è? Di qua? Di qua, ok, lui ora ha mandato via il suo Charizard. Abbiamo costruito un passaggio attraverso le montagne. Ora è molto più facile e veloce andare su e giù dalla base e ritornare qui. Ok, qui vedo che ci sono già una marea di allenatori, ma una marea proprio. Immagino che questi siano tutti allenatori, con tutti i Pokémon diversi, adesso che c'è uno strumento invisibile? No, niente. Minchia, quanti allenatori ci sono? Ok, questi però li faremo tutti nella prossima parte, perché nella prossima parte, se non ci sono eventi nel mezzo, costi quel che costi, sarà pure una parte da un'ora magari, ma arriveremo alla Lega Pokémon di Johto, o comunque al prossimo evento, affronteremo tutti questi allenatori nel percorso. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!